Lo aspettavamo tutti questo momento, è stato bello riuscire a vincere in casa, lo volevamo fortemente, sappiamo che non è decisivo ovviamente perché siamo ancora, diciamo, neanche alla fine del girone di andata, però sicuramente è una vittoria importante che ci dà slancio ed entusiasmo. La prima vittoria interna di questo campionato, il 2-1 di domenica scorsa inflitto alla Palmese, vale oro per il Manfredonia. Si aggiunge ai pareggi di prestigio contro Gelbison, sempre in casa, e di Matino contro il Nardò. 5 punti nelle ultime 3, dunque, per i Sipontini. Danno tanto entusiasmo, ti consentono di lavorare in maniera un po' più tranquilla e che comunque ti dà quella voglia e quella spensieratezza un po' in più, diciamo, di arrivare all'obiettivo che è quello della salvezza di fine stagione. Lo volevamo fortemente, insomma, siamo sulla strada giusta, ma non abbiamo ancora fatto niente. Speriamo di continuare in questa maniera. Unico neo, le porte chiuse del Miramare contro la Palmese. Non è mancato, seppur dall'esterno, però, il sostegno dei tifosi del Donia. Lo si è percepito e lo si percepisce anche, diciamo, in città durante la settimana, perché la gente ha proprio voglia e il desiderio di vedere una partita della propria squadra. Questo penso sia una delle cose più belle dello sport, il creare coesione, insomma, con la gente del luogo in cui si lavora, del luogo in cui si gioca, diciamo, a calcio. Quindi ci manca tanto questa cosa perché è una delle cose più belle, insomma, quando si vince. Avere l'affetto della gente, anche il girare, la parola dolce, diciamo, l'essere positivo, diciamo, è una cosa che ci manca. Speriamo che quanto prima possano riaprire le porte dello stadio. Paolo Carbonaro, chiusa la parentesi con il Lamezia, ha scelto di tornare in Puglia dopo le esperienze da giovanissimo con Monopoli e Barletta. Ha deciso di continuare a far gol con la maglia del Manfredonia, c'è già riuscito all'esordio contro il Nardò. Tutto nasce quando c'è stato il fallimento, insomma, della Lamezia Terme, una cosa un po' strana, che non dovrebbero succedere queste cose nel calcio, però purtroppo ancora succedono. Una volta, diciamo, terminato l'avventura lì, insomma, la società ha deciso di chiudere un po' tutto. Ho dovuto, come tutto il resto dei miei compagni, guardarmi un po' intorno. Il mio procuratore mi ha prospettato l'ipotesi di andare a Manfredonia. Mi è sembrata una delle migliori perché comunque il girone H è risaputo è il girone più forte della Serie D. Io avevo ancora voglia di mettermi in discussione, insomma, di continuare a misurarmi in un campionato importante. Quindi detto fatto, poi in Puglia sono stato benissimo perché mi ha accolto quando ero un ragazzino, veramente, perché sono arrivato a 19 anni. Sapevo che si stava benissimo. La classifica dopo la partenza in affanno non è bella, ma si guarda ora con maggiore ottimismo. Manfredonia a meno uno dalla salvezza diretta e domenica sarà scontro diretto in trasferta contro un Rotonda che ha vinto le ultime tre. Conosco qualcuno, so bene come tutte le partite di questo girone, perché si vede che c'è un livellamento, insomma. Sarà una partita tosta in trasferta, noi dobbiamo sfruttare l'onda d'entusiasmo che abbiamo da questi risultati che stiamo facendo, però senza scordarci da dove siamo partiti.